con Michele Moi, direttore artistico della seconda edizione del Silent Rome Festival a Roma, Villa Farinacci, dal 15 al 26 settembre 2021. Ben trovato! Buongiorno a tutti voi, ascoltatori di Radio Onda Rossa, e grazie infinite per avermi invitato. Raccontiamo cos'è questo festival. È il primo festival completamente silent della capitale, ovvero sia ove tutti i contenuti sonori vengono fruiti tramite sistema Wi-Fi headphone multicanale. La scelta nasce dall'esigenza di far coesistere diversi spettacoli e diverse attività contemporaneamente in modo da poter coinvolgere un pubblico trasversale a 360 gradi. La programmazione varia, si muove da una sezione cinema, che è curata da Icon e RIF Rome Independent Film Festival, una sezione letteratura, che è curata dal libraio Salvatore D'Alessio, e durante la quale vengono presentati dei libri in uscita in presenza degli autori, a una programmazione kids, teatro per famiglie, che è curata direttamente da me e all'interno della quale vengono proposti degli spettacoli per ragazzi e famiglie, una durata limitata, 20 minuti, mezz'ora massimo, in modo da poter essere riprogrammati diverse volte durante le giornate di intervento, e degli eventi speciali, che sono ad esempio dei piccoli concerti, come anche un evento che almeno per me è attesissimo perché ci tengo moltissimo, il 5 settembre a Villa Farinacci, avremo il raduno nazionale della Bicco, che in questi due anni di pandemia, immaginatevi, più radunare persone che utilizzano la bocca per potersi formare. Erano due anni che non riuscivano a fare un contest a livello nazionale. Gli abbiamo chiesto, insomma, se gli piaceva l'idea di una collaborazione, e quindi avremo il contest nazionale migliori beatboxers italiani, di cui abbiamo anche scoperto, lavorando insieme con Italian Beatbox Family, che la comunità più grossa d'Italia è proprio a Roma e nasce proprio nelle periferie di Roma. Quest'anno siamo alla seconda edizione. L'anno scorso è andata molto bene, ovviamente cambia perché c'è il coronavirus. Da una parte manca l'intrattenimento, quello puro, del ballo, dall'altra parte manca una cosa che, sono sincero, è un pochino snaturata. Una volta prenotavi per un turno, cioè prenotavi alle 8 la tua cuffia, poi arrivavi e decidevi cosa fare. Cioè, già in comunicazione passava alle persone questa cosa, capivano che c'era un'offerta culturale variegata, perciò quasi neanche si soffermavano a guardare, capivano che era una cosa bizzarra, decidevano di venire e poi là decidevano se fare il teatro, se fare il concertino, se semplicemente mettersi la cuffia in testa, ascoltare un audio documentario e farsi un giro per il posto, e quindi decidevano lì. Adesso c'è una prenotazione di mezzo, però c'è sempre quelli che sono i due cardini principali, che sono l'attrazione di nuovi pubblici grazie a un'offerta culturale a 360 gradi e la coesistenza degli eventi. Ciò che stiamo aggiungendo anno dopo anno è un'attenzione sempre più grossa a quelli che sono gli impatti ambientali. Anticipo che il nostro festival, nel suo piccolo, la giornata in cui consuma più di tutte, consuma tanto quanto una casa, ovvero 3 kW, 3,5 kW all'ora. Per fare un esempio, l'evento di preapertura che abbiamo portato in scena mercoledì 15 a Piazza della Balena, nel cuore di San Basilio, è stato realizzato completamente a batteria e completamente con l'utilizzo di luci con batteria integrata e batterie al litio esterne. Siamo riusciti a coinvolgere un pubblico eterogeneo in una programmazione di sport, cinema e teatro. È una cosa a cui crediamo molto, anche perché quello che è l'impatto ambientale non passa solo esclusivamente per un fattore energetico, ma passa anche per un inquinamento acustico che, utilizzando cuffia, diventa praticamente pari a zero, e passa anche per un inquinamento che io chiamo visivo. Il nostro è un festival diffuso, quindi un festival fatto di diverse aree nate per ospitare un numero limitato di spettatori in contemporanea. Di conseguenza non abbiamo bisogno di grandi strutture importanti. Quindi nel suo piccolo è un festival.
festival ha impatto ambientale molto molto basso, che nasce appunto anche proprio da quella che è l'esperienza che abbiamo in Sardegna. In Sardegna portiamo un festival gemello, in anticipo che abbiamo in programma l'anno prossimo realizzare un'edizione completamente utilizzando energia solare. E anticipo anche, non che creda che le batterie al litio miglioreranno il mondo e siano la miglior cosa che esista, più green a impatto, no, ma semplicemente anche per mostrare, come dire, guarda, come noi l'anno prossimo, immaginando numeri in contemporanea più alti, sperando di essere usciti dal coronavirus, riusciremo a coinvolgere di nuovo 500 persone in contemporanea, come ai vecchi tempi, ok, l'abbiamo fatto utilizzando qualche pannello e delle batterie, perciò, giusto come dire, guarda, se ce l'abbiamo fatta noi, ce la facciamo tutti. Quanti eventi e quali orari? Il festival inizia ogni giorno alle 5 del pomeriggio con il primo turno degli spettacoli per ragazzi, segue alle 6 l'incontro con lo scrittore e segue la programmazione serale di cinema e di teatro ragazzi. Gli orari di intervento sono dalle 5 del pomeriggio fino alle 11 di sera, salvo la serata della Beatbox, dove andremo avanti un pochino di più. E gli eventi che proponiamo, presi singolarmente, sono oltre 50, nel senso mettendo insieme tutte le repliche degli spettacoli che facciamo e delle attività. Seconda edizione del Silent Rome Festival a Villa Farinacci a Roma dal 15 al 26 settembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Michele Moi. A presto! A presto e grazie infinite. Vi aspettiamo. Prenota gratuitamente su www.silentromefestival.com.